Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di dare l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così, ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e vi sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli, questa parte di Vangelo è abbastanza attuale in questi ultimi 40 anni, quando la legge sul divorzio è diventata appunto legge definitiva, quindi di conseguenza questo unito alla Sacra Rota ci fa così capire quanto veramente questa parte di Vangelo sia attuale sempre e comunque. Quello che prima era un'istituzione, il matrimonio, una legge fondata su Dio, diventa comunque, con la possibilità della legge fondata sull'uomo, di poter scegliere il proprio destino attraverso la possibilità di scindere questo rapporto che, teoricamente, essendo benedetto da Dio, ciò rimane, un po' come il battesimo. Persone che pensano che esista lo sbattesimo, lo sbattezzo, come si dice, non so, pensano che si possa anche dividere l'unione matrimoniale. Fondamentalmente, se Gesù dice nel Vangelo che ciò che è unito, che Dio ha unito, non va comunque separato, ricordiamoci sempre che questo non vale solo per quanto riguarda il matrimonio, ma vale anche per ogni cosa che Dio ha benedetto. Questo può essere anche una carriera sacerdotale, quindi tutte quelle persone tutti quei sacerdoti che smettono l'abito, in realtà non lo smettono, perché anche il Salmo lo dice: tu sei sacerdote per sempre all'ordine di Melchisedec. Quindi chi prende i voti, chi fa un atto di obbedienza, chi si consacra a Dio, quello è, quello rimane. Poi è vero che ci sono delle formule umane che bypassano certe leggi divine, ma anche lì poi, nel giorno del giudizio, bisognerà vedere quanto Dio possa essere misericordioso rispetto a queste scissioni di legame con il Creatore. Quindi nessuno vuole entrare nei problemi personali che hanno le persone, assolutamente. Ognuno è libero, ed anzi la vita esiste perché c'è il libero arbitrio della persona e la libera scelta di poter effettuare una vita secondo le proprie capacità cognitive. Quindi ognuno è libero di fare ciò che vuole. Però fondamentalmente, come ci insegna la dottrina, si può comunque ammonire il peccatore, si può consigliare il dubbioso, però laddove non esistono dubbi e una persona decide di, come dire, separarsi, o in altri casi rimettere l'abito sacerdotale per sposarsi, assolutamente nessuno può dire nulla. Anzi, è giusto che comunque non ci siano mai delle
espressioni perché la Chiesa Cattolica è solamente un indirizzo a cui il Vangelo vuol dare, quindi la Chiesa Cattolica attraverso appunto il Vangelo invita, attraverso la dottrina, invita l'anima a un certo percorso se vuole la salvezza. Se quell'anima lì rifiuta categoricamente questo tipo di ammonizioni, nessuno è dovuto o tenuto ad insistere verso quella persona. Certo, è vero, ci sono anche sacerdoti piuttosto poco tradizionalisti che danno delle aperture molto grandi, ma quella è una questione che riguarda il sacerdote, non riguarda assolutamente nessuno spettatore esterno. Quindi di conseguenza noi abbiamo tutte queste possibilità di poter in qualche maniera attraverso anche quelli che sono i consulenti matrimoniali, attraverso quelle che sono le esperienze proprie, anche quello che può essere una separazione temporanea dalla persona per rivedere le proprie posizioni. Ecco, quindi molte volte noi pensiamo che un rapporto perché non va bene non debba essere salvato. Ecco, fondamentalmente molte volte ci sono, come in tutti i casi, delle situazioni in cui non tutti riescono a sopportare certi pesi, però fondamentalmente la vita, come dice Gesù, è un rinnegare se stessi ogni giorno. Quindi attraverso proprio la forza della fede noi riusciremo a passare tutte le situazioni, a vedere tutto in maniera diversa. Quindi è naturale che molte volte ci siano delle prove che le persone soffrono, certe incompatibilità, certe situazioni con altre persone, ma può succedere anche nel mondo del lavoro, può succedere nel mondo, in qualsiasi situazione in cui il nostro circondario, la nostra vita comune, la nostra vita sociale venga messa in difficoltà proprio dalle persone che ci circondano e che magari noi tolleriamo poco. Possiamo sicuramente evitarle, possiamo anche, come dire, separarci da loro, però bisogna anche capire che molte volte, e anzi quasi spesso per non dire sempre, ogni prova che il Signore ci dà è una prova comunque che serve a farci maturare, migliorare ed essere noi luce per gli altri. Quindi è vero che oggi come oggi è difficile portare avanti una relazione, portare avanti un matrimonio, portare avanti delle prove, ma fondamentalmente ricordiamoci sempre che se noi metteremo il Signore al centro di tutto, riusciremo a superare ogni prova. Ricordiamoci che fondamentalmente, come disse Suor Lucia, ma come dissero altri mistici, il demonio viene sconfitto dalla famiglia. Laddove in famiglia c'è una forte preghiera, il demonio non entra. Proprio perché, come ha detto Gesù, le due carni diventano una cosa sola. Quindi, di conseguenza, quella persona raddoppia la sua forza in virtù dell'altra persona con cui si è unita. Ecco, quindi ricordiamoci sempre che per combattere il demonio, per combattere il male, bisogna sempre comunque avere una persona vicino e soprattutto il matrimonio ci insegna questo. Di conseguenza noi possiamo fare anche un'altra analisi, non tutti si sposeranno perché il Signore non verso tutti ha gli stessi progetti. Per alcuni c'è un progetto di consacrazione, peraltro c'è un progetto laico, ma così in solitario, quindi laddove ci sono le possibilità di matrimonio e che questo porta ad avere un'unione, ricordiamoci sempre che la benedizione del Signore è sempre più alta di ogni nostro dubbio. Quindi non lasciamoci mai scoraggiare se anche davanti alle situazioni più tragiche noi non sappiamo affrontarle. Ricordiamoci sempre che il Signore ci dà delle prove.
e noi possiamo affrontarle e noi dobbiamo affrontarle. Se l'ha dato Gesù Cristo.